festival sarà? Sarà un festival con un po' diverso per le misure di sicurezza che bisognerà adottare e seguire rigidamente, mascherine tutto il tempo dentro e fuori le sale, distanziamento sociale eccetera, ma per altri versi sarà un festival come sempre, con tutti i rituali consueti, tappeto rosso, conferenze stampa, fotocall, tantissimi buoni film, un programma in cui mancano quei 3 o 4 grandi film hollywoodiani a cui eravamo abituati, ma di grandissima qualità perché sono arrivati film davvero da tutto il mondo. Il cinema non può rimanere bloccato ancora a lungo, bisogna ripartire, riaprire le sale, ricominciare a girare buoni film, e i festival non verranno meno nel loro impegno di sostegno, di promozione della cultura cinematografica e dell'industria del cinema di tutto il mondo. Sono naturalmente emozionato perché è un'edizione storica, senza precedenti, diversa da tutte le altre, spero unica, spero che ci ritroveremo qui l'anno prossimo come spettatori o critici o giornalisti eccetera, senza le mascherine, senza dover vivere con la preoccupazione del virus che ci auguriamo sia sconfitto una volta per sempre, e con un po' di orgoglio per essere i primi a ripartire dopo tanti mesi di confinamento, e mi auguro che il festival serva anche a questo, a dimostrare che si può fare. E prima di concludere, ecco un augurio per noi dalla madrina. Io vi auguro una bellissima mostra, vi auguro di godervela, di stare bene, protette, distanziati, ma uniti davvero nel cuore. I sentimenti e l'energia, al di là delle mascherine, arrivano sempre. Con tutto il cuore, la vostra madrina, Anna Foglietta. Ciao amici di Antenna 3.